Certo, ti scopri il nome dell'uomo della tua vita. Allora, in questo video voglio farti capire quale sarà l'uomo della tua vita, il nome dell'uomo della tua vita. Andremo a interrogare la tavola Ouija per questo. Quindi, andremo a scoprire le iniziali. Quello che devi fare è semplicemente pensare un numero da 1 a 10, scegliere un numero da 1 a 10 ed attendere il responso. Ovviamente troverai le iniziali del nome, del cognome di questa persona, di quello che sarà poi l'uomo della tua vita. Prima di fare questo, però, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Ti ricordo, di abbonarti al canale se vuoi. Abbonandoti al canale potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Quindi veniamo al tema, scopri il nome dell'uomo della tua vita. Quindi scegli un numero dall'1 al 10. Bene, e partiamo con chi ha scelto il numero 1. Vediamo un attimino, partiamo con chi ha scelto il numero 1. Allora, perché hai scelto il numero 1, la lettera è la U. Veniamo al passiamo al numero 2. Chi ha scelto il numero 2? Allora, perché hai scelto il numero 2? Ci sono due lettere che sono la C e la D. C e D perché hai scelto il numero 2. E veniamo alla scelta del numero 3. Allora, il numero è il 6, A, B, C, D, E, F. Quindi che hai scelto il numero 3? Sarebbe il numero 6, ma corrisponde alla lettera F. E veniamo alla scelta del numero 4. Allora, numero 4, lettera N. Chi ha scelto il numero 4? La lettera è la N. Allora, chi ha scelto il numero 5 sono i numeri 1 e 2, A e B. Quindi A e B per il numero 5. E veniamo a chi ha scelto il numero 6. Allora, chi ha scelto il numero 6 abbiamo la lettera M, ma anche il numero 5, perché più o meno le prendo due. Quindi lettera M e il numero 5 A, B, C, D, E. Quindi M e E perché ho scelto, cioè perché ho scelto il numero 6, diciamo così, perché ho scelto il numero 6, la lettera sono la M e la E. Veniamo al numero 7, chi ha scelto il numero 7. Allora, chi ha scelto il numero 7 abbiamo la G e la H, sono due lettere, numero 7 abbiamo la G e H. E adesso passiamo alla scelta del numero 8, chi ha scelto il numero 8?
Allora, che ho scelto il numero 8, la lettera è la R. Numero 8, la lettera è la R. Adesso veniamo al numero 9. Numero 9 abbiamo la E e la F. Numero 9 abbiamo lettere E e F. E adesso veniamo alla scelta del numero 10. Allora, numero 10, lettera M. Allora, quindi, ricapitolando, abbiamo chi ha scelto il numero 1, la lettera è la lettera U. Chi ha scelto il numero 2, le lettere sono C e D. Chi ha scelto il numero 3, la lettera è la F. Chi ha scelto il numero 4, la lettera è la N. Chi ha scelto il numero 5, la lettera A e B. Chi ha scelto il numero 6, la lettera è la M e la E. Chi ha scelto il numero 7, la lettera è la G ed H. Chi ha scelto il numero 8, la lettera R. Chi ha scelto il numero 9, la lettera E ed F. Chi ha scelto il numero 10, la lettera è la M. Queste lettere rappresentano la lettera iniziale del nome o del cognome della persona, dell'uomo della tua vita, quello che sarà l'amore definitivo della tua vita. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Ovviamente iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video, e ti ricordo di abbonarti al canale. Tramite l'abbonamento al canale potrai partecipare ad apposite live mirate dove darò risposte precise e definite alle tue domande specifiche che solo tu che sei abbonato potrai farmi. Ciao a tutti.